19 marzo, San Giuseppe. Dal secondo libro di Samuele. In quei giorni fu rivolta a Natan questa parola del Signore: Va e di al mio servo Davide, così dice il Signore: Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue viscere. E renderò stabile il suo regno. Egli edificherà una casa al mio nome, e io renderò stabile il trono del suo regno, per sempre. Io sarò per lui padre, ed egli sarà per me figlio. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a te. Il tuo trono sarà reso stabile per sempre. In eterno durerà la sua discendenza. Canterò in eterno l'amore del Signore. Di generazione in generazione farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, perché ho detto: è un amore edificato per sempre. Nel cielo rendi stabile la tua fedeltà. In eterno durerà la sua discendenza. Ho stretto un'alleanza con il mio eletto. Ho giurato a Davide, mio servo. Stabilirò per sempre la tua discendenza. Di generazione in generazione edificherò il tuo trono. In eterno durerà la sua discendenza. Egli mi invocherà. Tu sei mio padre, mio Dio e roccia della mia salvezza. Gli conserverò sempre il mio amore. La mia alleanza gli sarà fedele. In eterno durerà la sua discendenza. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non in virtù della legge fu data ad Abramo o alla sua discendenza la promessa di diventare erede del mondo, ma in virtù della giustizia che viene dalla fede. Eredi, dunque, si diventa in virtù della fede, perché sia secondo la grazia, e in tal modo la promessa sia sicura per tutta la discendenza, non soltanto per quella che deriva dalla legge, ma anche per quella che deriva dalla fede di Abramo, il quale è padre di tutti noi. Come sta scritto: ti ho costituito padre di molti popoli, davanti al Dio nel quale credette, che dà vita ai morti e chiama all'esistenza le cose che non esistono. Egli credette, saldo nella speranza contro ogni speranza. E così divenne padre di molti popoli, come gli era stato detto: così sarà la tua discendenza. Ecco perché gli fu accreditato come giustizia. Dal Vangelo secondo Matteo. Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore.